negli anni 70, adesso comunque schierati al governo, all'opposizione, sul tema della sicurezza c'era un livello di responsabilità e una cultura e un'attenzione anche all'uso delle parole importantissime. Sul tema della sicurezza l'uso delle parole è fondamentale, perché le parole attivano dei pensieri, si formano dei convincimenti e poi ci sono dei comportamenti. Si era molto attenti anche nella polemica più alta, non diventava mai oggetto di una smaccata strumentalizzazione per sollecitare i più beceri sentimenti di un pubblico. Oggi è esattamente l'opposto, e questo potrebbe essere una nota di tipo folcloristico, no? Prima si parlava con stile, con educazione e cognizione di causa, adesso se ne parla in modo sguaiato e facciamo una notazione di costume di tipo folcloristico. Se fosse così potremmo anche essere indulgenti. Prima c'era un bello spettacolo, adesso c'è un pessimo spettacolo. In realtà questo linguaggio, questo modo di porsi davanti al tema della sicurezza produce dei paradossi che i cittadini pagano a carissimo prezzo. Il primo paradosso è che più si apre la valvola dell'allarme, più si enfatizza, più scadente è il comportamento delle amministrazioni. Cioè noi immaginiamo che tu sottolinei l'allarme, gridi, usi espressione altisonante in risposta per far cessare. In realtà accade esattamente l'opposto. Perché? Perché questo tipo di polemiche, spesso fuori bersaglio, esonerano i responsabili di strutture, servizi, amministrazioni dal rispondere con un comportamento pragmatico, con una strategia di servizio adeguata. È come se invece di predisporre un sistema di cure, di presa in carico delle persone di tutela della salute, tu ti metti a battere i pugni. Tu batti i pugni, fai un sacco di rumore, ma poi l'ospedale, gli ambulatori, i servizi che si devono occupare delle persone, all'ombra di questa confusione funzionano peggio. È normale. Ecco, lei dice è normale, ma la normalità perversa di questo contrappasso non è, e qui è il punto, sufficientemente criticata. Allora, veniamo a questi quartieri che sono qui. Questi quartieri, i cittadini che vivono in questo quartiere sono schiacciati da cosa? Da una parte da una strumentale deturpazione dell'immagine pubblica che hanno questi quartieri nell'opinione diffusa nella città. E fin qui la cosa è spiacevole, ma in realtà vanno ad incidere anche nel modo come hanno cognizione della responsabilità chi svolge una funzione pubblica. Perché? Perché gli dà l'alibi per non fare, per non perseguire. È la bomba atomica, perché io devo riparare la persona dalla tegola che gli può cadere in testa passando per strada. No, io mi sto occupando di predisporre i missili Patriot contro la bomba atomica, e quindi lì dove c'è un tetto che si sta per rompere, perché devo andare a ripararlo, no? Lei ha colto il paradosso pragmatico. Quindi si crea una collusione tra una rappresentazione deformata dei media di una realtà e i comportamenti pratici di chi svolge una funzione pubblica, che in questo modo trova una via d'uscita per risparmiarsi dal fare. Veniamo direttamente alla questione della sicurezza. La sicurezza va concepita come un servizio. Non è una macchina, non è un apparato, anche se si serve di un apparato, anche se si serve di una macchina,
ma è un servizio, cioè è l'attività di un'organizzazione che si pone come suo scopo pratico e morale la soddisfazione di una domanda legittimata dalle istituzioni. La domanda di sicurezza dei cittadini è una domanda più che legittimata. I servizi di polizia e di giustizia devono perseguire come fine che cosa? La soddisfazione di questa domanda. Cioè il fine è eteroreferenziale, cioè è l'altro, è il servire l'altro che qualifica la mia responsabilità. Il fine non può essere autoreferenzialità, cioè soddisfare le mie esigenze. L'allarme gridato per la bomba atomica invece del tetto mi consente un risparmio di responsabilità. Questo risparmio di responsabilità avviene sia sulla scala della singola postazione, la stazione dei carabinieri, il commissariato, il servizio dei vigili urbani, che adesso si chiama con un'espressione altisonante Polizia di Roma Capitale, il servizio urbano, insomma, diciamo la verità, no? Vado ad esaminare gli archivi, la letteratura, eccetera, e posso strutturare un'analisi, no? Ma arrivo fino a un certo punto, cioè è una immagine sicuramente importante. Poi devo fare un'osservazione sul posto, cioè devo vedere cosa accade nell'arco della giornata, nelle varie fasce, al Trullo, a Corviale, a Casetta Mattei, cioè chi sono gli abitanti di Casetta Mattei, chi sono le figure di riferimento di Casetta Mattei, di Corviale, no? Cioè è un'informazione che acquisire con la relazione, cioè devo posizionare il servizio a contatto della realtà del territorio, come indistintamente, no? Nel modello di polizia di prossimità, almeno per come fu concepito, adesso è stato completamente abrogato, non abbiamo il proiettore, magari nella prossima occasione lo vediamo con delle immagini, come era concepito. Allora, il territorio veniva distribuito in unità limitate. In ogni unità limitata c'era un poliziotto o un carabiniere o vigile di quartiere che teneva un taccuino, un'agenda, dove si era annotato tutte le persone da interpellare d'iniziativa, l'edicolante, il commerciante, il maestro, insomma, doveva. Questo singolo agente di quartiere faceva capo all'ispettore coordinatore o al maresciallo coordinatore o al sottufficiale coordinatore, no? Che appunto dava disposizioni alle varie unità distribuite nel territorio in modo ottimale. L'ispettore coordinatore doveva tenere i rapporti con altri servizi pubblici e altre organizzazioni private rilevanti per quel territorio, cioè doveva prendere contatto col presidente del municipio, col comandante dei vigili urbani, col direttore della scuola, con il direttore di, se c'è un grande supermercato, con non so, l'ater dell'edilizia pubblica, doveva fare quest'altro tipo di lavoro, no? E quindi praticamente la conoscenza che veniva rilevata, cioè gli elementi di conoscenza che venivano rilevati dagli agenti sul territorio, subivano una concentrazione a livello dell'ispettore o maresciallo coordinatore, il quale ricavava una visione sistematica, procedeva a dare questa indicazione al funzionario che quindi pianificava i servizi su scala dei vari quartieri che afferivano a quel commissariato. Questo era il modello. Si può dare, un breve corso si può dare, la conoscenza anche di quegli agganci dal punto di vista legale e istituzionale che esistono. Perché c'è un articolo della legge istitutiva della pubblica sicurezza della Polizia di Stato che recita, adesso non mi ricordo se il 14, comunque i numeri, che recita però in questo modo: la Polizia di Stato, i compiti della Polizia di Stato, la Polizia di Stato veglia alla
civile convivenza, previene i reati e svolge le sue attività al servizio dei cittadini, sollecitandone la collaborazione. Attenzione, è un gerundio, sollecitandone la collaborazione. Io nei miei corsi, finché me li facciano fare, cioè un anno fa, poi adesso insomma, si sono interrotti, ma questa è un'altra questione, questo sollecitandone, questo gerundio significa che tu, polizia, ti organizzi per costruire la fiducia, un legame di fiducia con i cittadini, per cui hai come ritorno la collaborazione attiva. Allora, un'azione di monitoraggio dell'opinione pubblica, con polemica, un'azione comunicativa di promozione della conoscenza di questa realtà, un'azione di analisi del territorio, un'azione di conoscenza dei meccanismi. Non è che dobbiamo diventare esperti di ordinamento della polizia, dell'arma dei carabinieri, ma le cose essenziali le dobbiamo conoscere. Che quindi quando ti danno una risposta sbrigativa, dice: no, ma guarda, caro ispettore, caro funzionario, caro tenente colonnello, caro capitano, il vostro ordinamento dice questo, questo e quest'altro. Io te lo dico non urlando, non facendo un reclamo inconcludente, non sbattendo i piedi, ma te lo dico perché ho questa disponibilità a collaborare. Per pervenire ad un concetto di risultato, ad un concetto di risultato della sicurezza pubblica, al quale si tende a sfuggire. Cos'è un risultato del lavoro di polizia? Cioè, adesso facciamo la domanda, no? In che cosa consiste il risultato del lavoro di polizia? Nel numero di ladri arrestati, di rapinatori fermati, di rapine? Nell'ordine. Il risultato di polizia è il livello complessivo di qualità della convivenza che riesce a realizzare grazie al tuo presidio in un territorio. Che si ottiene solo attraverso una forte prevenzione. Si ottiene attraverso. Ma come si misurano i risultati della prevenzione? Perché mentre i risultati della repressione sono arresti. No, sono arresti, li puoi computare, no? Puoi fare. Quindi sono ipotetici. La prevenzione come la no, i risultati della, cioè quanti reati si sono evitati? Quanti reati si sono evitati? Ma si possono fare i confronti con quelli precedenti quando non c'era la prevenzione. Questo nel medio periodo. Nell'immediato esistono le tecniche di valutazione della soddisfazione del cittadino. Cioè il risultato di polizia inteso nel senso moderno è lo sviluppo della soddisfazione del cittadino.